президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Cari amici, buongiorno. Oggi ci stiamo incontrando prima della festa del difensore della patria. Queste parole sono molto forti, giganti, mistiche e sacre, perché anche una delle preghiere più famose inizia con le parole Padre nostro, Padre, Patria. E questo è molto vicino a ognuno di noi, perché noi diciamo anche la nostra madre patria, perché ogni volta quando diciamo questo intendiamo qualcosa di molto grande e molto vicino al cuore di ogni persona. Questa è la nostra patria e la nostra famiglia. Anche in generale la patria è la nostra famiglia, perché per il nostro cuore è sempre la stessa cosa. Noi abbiamo qua le persone, da sinistra e da destra, che loro hanno deciso per se stessi di difendere la cosa più sacra e la cosa più cara che noi abbiamo, la nostra famiglia e la nostra patria. E oggi, con la nostra operazione speciale militare, noi ci siamo incontrati qua per la celebrazione, per la festa. Però oggi, adesso ho parlato con i nostri generali e loro stanno combattendo nel modo molto eroico, nel modo molto coraggioso, e noi siamo molto orgogliosi di loro. E per loro onore facciamo tre volte urà. Loro devono sentire il nostro saluto. Oggi li supporta tutto il nostro paese, e questo vuol dire che tutti quelli che supportano il nostro paese, anche loro sono i difensori della nostra patria. Parliamo anche del nostro personale medico. Sono i medici, infermiere, bidelle. Sono tutti anche quelli che lavorano nel settore militare, quelli che lavorano anche nel settore dei trasporti. Anche tutti voi, tutti quanti che siete venuti qua insieme a supportare i nostri militari. E anche i bambini, quelli che scrivono le lettere ai nostri soldati. Questo è molto importante. In questo senso, noi, per difendere i nostri interessi, per difendere le nostre persone, la nostra lingua, la nostra cultura, il nostro territorio, tutto il nostro popolo sono i difensori della patria. Mi inclino per farvi vedere il mio rispetto. Vi auguro buona festa del difensore della patria.